Bentornati su Cinema Breve. Oggi spiegherò un film basato su un romanzo tedesco chiamato Profumo, la storia di un assassino. Alcune persone leggendarie vennero sulla Terra per uno scopo sconosciuto. Esattamente come loro, un uomo è appena nato sulla Terra, con il miglior senso dell'olfatto del mondo, per farci sentire il meglio dei profumi. Quest'uomo controllava un intero regno con l'odore del suo profumo. Ha ottenuto riconoscimento come un angelo, anche dopo aver ucciso diverse persone. All'inizio del film vediamo un uomo di nome Jean-Baptiste incatenato e rinchiuso in una prigione. Lo vediamo essere trascinato fuori, dove molte persone stavano in piedi e urlavano, lo chiamavano assassino. Era odiato da tutti e condannato a morte davanti alla gente. Non era come ogni normale condanna a morte. Prima gli romperanno le mani e le gambe e poi verrà impiccato. Tutti sono felici di questa decisione e tutti stanno festeggiando. Chi è Jean-Baptiste? Qual è stato il suo crimine? E perché tutti lo odiano così tanto? Per sapere tutte queste risposte, dobbiamo tornare indietro a vedere un flashback. Però prima vorrei chiederti di considerare l'idea di iscriverti, lasciarci un like e condividere il video con amici, familiari e soprattutto con il cane. Grazie e buona visione. Era il 1738, il posto era Parigi, precisamente il posto più grossolano e sporco di Parigi, il mercato del pesce. Vediamo una venditrice di pesce nel posto ed era incinta. Improvvisamente ha sentito dolore e ha dato alla luce il suo bambino. Jean-Baptiste è nato nel posto più maleodorante della bellissima Parigi. Prima di lui, sua madre ha dato alla luce altri quattro bambini. Alcuni di loro erano morti e alcuni di loro disabili, e loro madre li ha gettati nel fiume. Anche questo bambino è nato privo di sensi e stava per buttare via anche lui. Ma lui non era un bambino qualunque, aveva l'olfatto più potente. Aveva il potere di descrivere e analizzare ogni possibile odore in questo mondo. Il bambino non poteva tollerare tutti i cattivi odori intorno a lui e piangeva. Le persone intorno a lui vennero lì e sua madre non poteva buttarlo via. Così è scappata da lì. Venne catturata e condannata a morte per questo crimine. Jean-Baptiste aveva un potere. Se era con qualcuno, questa persona avrebbe avuto tutto ciò di cui aveva bisogno. Ma quando lo lasciano, in qualche modo sarebbero morti. Hanno portato il bambino in un orfanotrofio e non c'era abbastanza spazio. Ecco perché gli altri bambini hanno cercato di uccidere questo nuovo bambino. Ma poi il custode dell'orfanotrofio lo ha visto e ha salvato il bambino. Ma questo non significava che amasse i bambini, dipendeva da questi bambini per vivere la sua vita. Li avrebbe venduti in diversi settori quando sarebbero diventati un po' più grandi. La situazione nell'orfanotrofio era così pietosa, che stavano vivendo la loro vita con così tanta miseria e dolore. Quando hanno portato John all'orfanotrofio, gli altri bambini si sono resi conto che era diverso da loro. Era speciale. John è cresciuto, non parlava con nessuno fino a quando non ha compiuto 5 anni. Quando gli altri bambini erano impegnati a giocare, John si esercitava con l'olfatto. Sentiva tutto ciò che lo circondava con l'olfatto. Il potere dell'olfatto era così potente che se qualcuno gli lanciava qualcosa, poteva prenderla anche senza guardare. Quando John compì 13 anni, la signora lo vendette all'industria di pelle. E anche la custode morì dopo aver venduto John. Morì per mano di alcuni borseggiatori. John è stato vittima di percosse e insulti nell'industria della pelle. In quell'industria i bambini lavorano così duramente che non potevano vivere più di 5 anni. Solo John era vivo. John ha lavorato in quell'industria per più di 5 anni. Il che significa che John era diverso da tutti gli altri. C'era qualcosa di molto speciale in lui, che lo stava aiutando a rimanere in vita. Una volta il suo capo lo portò in città per vendere pelle. Era la prima volta che veniva in città. Viveva in un ambiente molto disgustoso e sporco, ma ora poteva annusare cose belle in città. Mentre annusava il buon odore, è arrivato in una profumeria. Poi ha annusato il profumo più popolare in quel momento. Dopodiché ha annusato un altro profumo che lo fece impazzire. Ne rimase così affascinato che iniziò a seguirlo. L'odore proveniva dal corpo di una ragazza che era una fruttivendola. La bella ragazza si accorse che John la stava seguendo, così gli mostrò un po' di frutta. E gli ha chiesto se voleva comprarne un po', ma John non vuole altro che un buon odore. Ha iniziato a annusare la mano della ragazza. La ragazza si è spaventata di questo strano comportamento ed è scappata da lui. John ha annusato il suo corpo e ora la stava seguendo. A un certo punto l'ha trovata e mentre annusava il suo corpo la ragazza ha iniziato a urlare. John le ha messo una mano sulla bocca in modo che non potesse più urlare.
e poi ha iniziato ad annusare il suo corpo. La ragazza morì perché le stava trattenendo il respiro per così tanto tempo. John si rese conto di aver ucciso una ragazza, ma non aveva alcun rimpianto. L'unico buon rapporto che ha è con i profumi buoni. Può fare qualsiasi cosa per un buon profumo. Ma a lui non gli importa di niente, finché si tratta di profumo. Dopo che la ragazza è morta, l'odore del suo corpo stava scomparendo. John si sentì male, non voleva perdere l'odore della ragazza. Quella notte non ha dormito affatto. Stava pensando a come può conservare l'odore dal corpo di questa ragazza. Uno dei più famosi profumieri di quella città era Baldini. Era molto famoso, ma ora ha perso la sua fama. Non è stato in grado di vendere il suo profumo a causa dei nuovi profumieri. Ha cercato di creare nuovi profumi da nuove formule, ma ha fallito. Ha anche provato a capire la formula del profumo più famoso di quel tempo, ma non ci riuscì. Quel giorno, John Baptiste venne nel suo negozio per consegnare jeans in pelle. Annusò il profumo di amore e psiche dal suo corpo e gli disse che poteva farlo per lui. Gli ha anche detto che il suo naso è il miglior naso di Parigi. Per prima Baldini non gli credeva, ma poi gli ha dato una possibilità. John ha creato un profumo migliore di amore e psiche per Baldini. Lo ha annusato e si è sentito come se fosse il momento migliore della sua vita. John gli ha detto che se lo tiene nel suo negozio, allora può creare profumi migliori di questo. Ha solo bisogno di insegnargli come preservare l'odore del profumo. Baldini comprò John dal commerciante di pelle. E come successe prima, anche questo commerciante di pelle morì dopo aver venduto John. John ha creato alcuni dei migliori profumi con nuove formule per Baldini. Baldini ha recuperato la sua fama con questi profumi e ha insegnato a John tante cose sui profumi. Gli ha detto che un profumo ha 3 livelli, ogni livello ha 4 note, e bisogna avere 12 note per fare un buon profumo. Se il profumo è una casa, allora questi livelli sono i muri di quella casa, e le note sono i mattoni di quei muri. Si diceva che c'è una 13ª nota, e se si usa questa nota si poteva ricavare il miglior profumo. L'odore di questo profumo ipnotizzerebbe tutti e può farti sentire come se fossi nel paradiso. Perché il profumo è così potente? John lo stava ascoltando attentamente e forse stava pensando che un giorno farebbe un profumo del genere. John voleva imparare da Baldini come conservare il profumo e sapere se otterrebbe un buon odore da qualcosa come può conservarlo, in modo da non perderlo mai. Baldini gli ha insegnato un modo per farlo. Gli ha mostrato come estrarre il profumo da 10.000 rose e conservarlo. Baldini aveva fatto una macchina che fa bollire le rose e immagazzina il vapore che esce dalle rose sotto forma di olio. John, invece, ha cercato di estrarre l'odore di altre cose. Una notte, Baldini ha visto che John stava piangendo. John ha detto a Baldini di avergli mentito, perché non poteva immagazzinare ogni odore. Ad esempio, non poteva immagazzinare l'odore del ferro e altre cose. John voleva immagazzinare l'odore di qualsiasi cosa, e Baldini ha visto che aveva usato anche il suo gatto. Aveva cercato di estrarre il profumo dal corpo del gatto. Baldini si è arrabbiato con lui e gli ha detto che non può estrarre l'odore da un corpo vivente come questo. E John è svenuto lì dopo averlo sentito. Si stava ammalando dopo aver saputo che non può estrarre l'odore dal corpo di qualcuno. Voleva ad ogni costo imparare un modo per estrarre l'odore dal corpo di qualcuno. Baldini si è preoccupato tanto dopo che John si è ammalato, perché i suoi affari dipendevano da John. John gli ha chiesto se esistono altri modi per estrarre l'odore da un corpo vivente. Baldini gli ha detto che può sciogliere il grasso da qualsiasi creatura ed estrarre l'odore, ma non sa come farlo. Ma se va in Grecia allora può impararlo. John si è preparato per andarci e Baldini lo ha lasciato andare in cambio di 100 formule per profumi. Baldini ha anche scritto una lettera per lui, in modo che potesse trovare un lavoro lì. Baldini era così felice di ottenere 100 formule, ma come solito ad accadere, Baldini morì dopo che John si è allontanato da lui. La sua casa è crollata ed è morto. John stava andando in una nuova città. Ha sentito la libertà per la prima volta nella sua vita. Non era servitore di nessuno. Sarebbe andato in Grecia attraverso le montagne ed è rimasto alcuni giorni in una grotta. Una notte ha sognato la ragazza che vendeva la frutta. La ragazza era vicino a lui, ma non poteva sentirlo né vederlo. John si è svegliato e ha iniziato ad annusare il proprio corpo. Ha notato che il suo corpo non ha odore. Ecco perché la ragazza non è riuscita a vederlo. L'uomo che aveva il naso e l'olfatto più potente, e che può fare qualsiasi tipo di profumo o odore, non aveva un odore lui stesso.
John si rattristò per questo, pensava di non avere valore. Ecco perché ha deciso di fare il miglior profumo del mondo e mostrare loro il suo valore. Entrando in Grecia, ha sentito ancora una volta quell'odore che ha sentito dalla fruttivendola. Questo odore proveniva da una ragazza di nome Laura. John è andata a casa sua, seguendo l'odore. Laura era la figlia di uno degli uomini più ricchi della città, Anthony. John iniziò a lavorare per una signora di nome Arnolfie. Stava imparando due modi per estrarre l'odore dal grasso animale. Voleva fare il miglior profumo di questo mondo, ed era pronto a fare qualsiasi cosa per questo. Poteva andare oltre il limite, perché non ha altro che questo profumo nella sua lista delle priorità. Di conseguenza, ha ucciso una ragazza con un buon odore e poi le ha fatto bollire il corpo, ma non è riuscito a estrarle l'odore. Ha poi cercato di farlo con un secondo metodo, per questo ha assunto una prostituta. Le ha ricoperto il corpo di grasso animale, e la prostituta si è spaventata dopo aver visto questo. Ad un certo punto non era più d'accordo, gli ha dato i soldi e gli ha detto di andarsene. Ma John ha ucciso anche lei, ha coperto il suo corpo nel grasso animale per conservarlo. E poi ha raschiato via il grasso animale dal suo corpo e l'ha fatto bollire. Questa volta è stato in grado di estrarre l'odore dal suo corpo. E poi John ha preparato un set di 13 bottiglie. Perché Baldini gli ha detto che farà il miglior profumo del mondo completando questo set. E per tutte queste 13 bottiglie ha bisogno di 13 corpi di ragazze. Una notte, Laura organizza una festa per il suo compleanno, e John è andato lì. Laura stava giocando a nascondino nella festa, poi John stava per rapirla. Ma poi qualcuno è venuto, e John non poteva ucciderla. Ma John ha rapito due sorelle gemelle da quella festa, ha estratto da loro il profumo, e ha riempito la prima bottiglia. Avrebbe poi nascosto questi cadaveri in alcuni luoghi della città. E la gente della città erano così spaventati che il governo ha ordinato il coprifuoco in città. Tutti hanno iniziato a rinchiudere le loro donne in casa. Il padre di Laura era anche teso per sua figlia. Si è reso conto che questo assassino stava prendendo di mira le belle ragazze e le uccideva per un motivo speciale. E sua figlia era la ragazza più bella della città. John Baptiste aveva riempito 12 delle sue bottiglie, uccidendo 12 ragazze. Ora gli serviva solo un corpo per riempire l'ultima bottiglia, e avrebbe ucciso Laura per riempirla. La chiesa ha convocato una riunione per i 12 omicidi. Tutti erano molto arrabbiati e tristi. Pregavano che questo orrore finisse. E poi hanno ricevuto la notizia che qualcuno si è arreso e ha confessato di essere l'assassino. Tutti erano così felici che dopo aver sentito la notizia, hanno iniziato a festeggiare. Anthony non era d'accordo con loro, ha indagato e ha detto che non era l'assassino. L'uomo ha detto che avrebbe ucciso le ragazze e tagliato loro i capelli e poi torturate sessualmente. Ma i cadaveri non avevano alcun segno di tortura sessuale su di loro. L'assassino li aveva uccise con passione, ma nessuno era d'accordo con Anthony. Tutti erano così felici, ma Anthony ha lasciato la città con sua figlia. Mentre stavano uscendo dalla città, John ha sentito il suo odore. John ha seguito l'odore ed è andato in un'altra città con loro. Altrove, il gatto di quella prostituta ha tirato fuori i suoi vestiti dalla stanza di John. E poi le persone intorno hanno trovato 12 vestiti delle 12 ragazze. La polizia stava cercando John, ma lui non era lì. Era con Laura e suo padre. Anthony era in un hotel e chiudeva sempre sua figlia in una stanza di notte e teneva sempre la chiave con sé. John entrò in quell'hotel, prese la chiave ed è andato nella stanza di Laura e l'ha uccisa. Più tardi ha riempito la 13ª bottiglia con il profumo del suo corpo. La mattina del giorno dopo, Anthony ha trovato sua figlia morta nella sua stanza. È diventato molto triste e ha iniziato a piangere. D'altra parte, John aveva il suo 13esimo profumo. L'ha mescolato con gli altri 12 profumi e ha completato il miglior profumo del mondo, che era un po' impossibile da fare. Subito dopo è arrivata la polizia e hanno arrestato John. Ora la storia torna all'inizio del film, dove John è stato condannato a morte. In due giorni sarà impiccato, e quel giorno non c'era solamente la gente di quella città. Molte persone da fuori città sono venute per vedere questo iconico assassino morire. Le guardie sono andate a portare fuori John, e lui ha aperto la sua bottiglietta di profumo. In quel momento tutte le guardie sono svenute dal profumo. John ora è vestito da principe ed è arrivato alla fase della decapitazione. Il boia è stato affascinato dal profumo sul suo corpo, ha perso la testa. Gli ha detto che era un angelo e non un criminale. Così, John ha diffuso l'odore del suo profumo con un pezzo di stoffa.
e tutti intorno a lui sono rimasti affascinati dall'odore. Si sono sentiti così felici, come se fossero in paradiso. Dimenticavano tutto di questo mondo, dimenticavano tutte le discriminazioni e le differenze, e si innamorarono gli uni degli altri. Cominciavano a pensare che John fosse un angelo. Anche il padre di Laura andò da lui e si inginocchiò di fronte a John, chiedendo perdono. John ha visto tutto questo amore e così ha provato amore per la prima volta. Ha chiuso gli occhi e si è ricordato della fruttivendola. Avrebbe potuto amarla e farsi amare da lei. Avrebbe potuto sentire l'odore del suo corpo per il resto della sua vita. Ha ucciso così tante ragazze, tra cui la fruttivendola, per il profumo e l'odore. John è diventato triste mentre pensava a tutto questo e se ne andò. Era il proprietario dell'arma più potente del mondo. Può controllare qualsiasi nazione o paese. Con il potere che ha, poteva essere un re e prendere il controllo dell'intero regno se vuole, ma non ha fatto nulla del genere. La gente lo amava, lodandolo per il profumo. Quando il profumo svanirà, John non avrà più potere su di loro. Lui non vuole questo falso amore e rispetto, così ha iniziato a considerarsi un criminale. Forse ha compiuto il suo destino, ma ha perso le tracce della sua vita e non ha più speranze per la sua vita. Ha continuato a camminare per giorni e ha raggiunto il mercato del pesce puzzolente dove è nato. Poi si è versato in testa l'intera bottiglia di profumo. Tutti sono rimasti affascinati dall'odore e gli sono saltati addosso. Hanno annusato il suo corpo così tanto da farlo a pezzi. La mattina del giorno dopo non c'erano nient'altro che i vestiti di John in quel posto. Esattamente così, il miglior profumiere del mondo. Il proprietario del naso più sensibile. L'assassino. Morì. E l'ultima goccia di quel profumo cade per strada. Forse è per questo che Parigi è chiamata la città dell'amore e del romanticismo. Spero ti sia piaciuto il video, se sì, iscriviti per altri video come questo. Attiva le notifiche e condividi per aiutare il canale. Grazie per la visione.